Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con House Flipper. Oggi continueremo la nostra avventura con il titolo Case da pazzi in questo Case da pazzi. Hi everyone, welcome to the stream. Today we will go on with our challenge. We are on House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper, avec le titre Maison des Fous. Alors, on continue. Et andiamo. Oh, noto con piacere che hanno effettuato una modifica al menu di House Flipper. Bello. Hanno dato un nuovo colpo d'occhio. A questo gioco. Ecco qua, perfetto. Ci siamo. Ok. E allora sto sperimentando questo nuovo programma. Ok. Direi che per il momento ci siamo. Ok, allora andiamo a case da sbloccare. Vediamo un po'. Ah, ok. Ah, ok, quindi due articoli civili da... Ah, gli aggiornamenti. Oh, hanno anche aggiornato gli accessori su Aisu. Ok. No, aspetta. No. Ecco qua. Eccolo qua. New feature here on this wonderful game. E allora vediamo un po' les amphis è nuovo menu ici sur le jeu. Allora ecco qua. Perfetta per la famiglia tranquilla, passata una famiglia felice con bambini viveva qui, un insegnante di chimica e un contabile. È interessante sapere che hanno ricavato un profitto da un affare e se ne sono andati, ma la cassa è rimasta, la loro perdita è il tuo profitto. Ok, Kevin Costner va quasi quasi a utilizzare il nomignolo di un famosissimo attore che appunto recita di un film a balla con i lupi. Oh, hanno lasciato addirittura una pizza lassù. E qua ci vuole, sì, qua ci vuole la scala. I need a stair to remove the pizza on the roof. Però chiamiamoci prima in diretta così.
Ovviamente io ho già fatto questo. Una scala. Scala in alluminio. Eccola qua. Ok, bisogna andare a rimuovere. Ecco qua. La scala ci torna sempre utile per fare altri lavori. Ok, mi sembra abbastanza non particolarmente messo male, ma comunque dovrebbe essere abbastanza semplice, speriamo. So I at the first sight I did not find a so hard mission, but I hope to say it right. Allora, qua sto garage. Continuiamo a fare il giro, vediamo un po'. Ah, qua ovviamente. Ah, ecco, ah, ok. Hanno protetto le finestre. That was a window protection. Allora, direi quasi quasi di iniziare da qua. Tavolo. Mettiamo un attimo. No, qua fuori no, a fine e poi ce lo troviamo. Mettiamo un attimo qua. Allora, iniziamo. Vediamo un po' quale colore dobbiamo utilizzare. Which color I have to use? Let's take a look. This is a great challenge. We have to try to do always our best. Ok. Pare che già sta cambiando un po' di faccia, vero? Dobbiamo mettere pure un bel pavimento qua. Allora, io di sì che siete questa maison là non farà fare un traduit de vie, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Ma questo è quasi finito. Allora, piastrelle. Vediamo.
classi, marrone classi, è qualcosa di tipo terracotta. Allora qua mi metto, ecco qua, mattoni. Allora questo, oh, questo eclissi è un po' troppo scuro, diamo un po' di luce a sta stanza, a sto garage. Non è il massimo in termini di interior design, però ok. Allora qua volendo si potrebbe anche mettere perché ci mette la macchina, però pensavo di mettere una stufa, un forno per riscaldare, ma forse non è una buona idea. Scaffalatura, ecco qua. Allora scaffale da garage, prendiamo questo. Allora dove potremmo metterlo? Illuminazione. Allora, ho visto che hanno inserito qualche altra cosa, vediamo un po'. Ah, lampadario rea, ecco, questo mai visto. Never seen. So in the latest update of the game they put other accessories and also a new lamp here. Allora prendiamo lampada fluorescente, peccato che non la fa. Questa volta sulla mobile, sulla scaffata, la scuola, no, ok, perfetto, ok, dai. Allora abbiamo messo le luci, tavolo, prendiamo questo e ci appoggiamo un po' di attrezzi. Ecco, attrezzo di emergenza, attrezzioni. Allora io direi di mettere questo, poi mettiamo i contenitori, mettiamo questo. Poi mettiamo cacciavite di, come dice il mitico Marco Valleggi di MWW Blog, cacciavite di
che non si può dire su Twitch. E in generale non si dicono le male parole. Allora, i cacciaviti li ho messi. Io direi che al massimo possiamo mettere questo. E mettiamo pure attrezzo in caso di emergenza. Ok, eccolo qua. Lo mettiamo qua? No, qua non ci va. E allora, devo rimetterlo. Ecco qua, vediamo se si accende la luce. Perfetto. Adesso è tutta un'altra storia. Allora, ancora qualcosa, trapano. Eccolo qua, trapano flipper M10. Mazzone M10. E che non mi raggiunge. Fucile automatico. Allora, poi cos'altro c'era? Vediamo un po' qua. Utensili. Piccola caldaia, ecco. Questa è qualcosa che non ho utilizzato quasi mai. So, now I am using a few things that I never used before. Sta casa non particolarmente messa male come questa. Iniziamo a pulire. Let's start cleaning the house. Mi ricorda di questa parete. Sì. Oh, il camino funziona, dai. The chimney is still working. We are very lucky. Poi dopo, ovviamente, facciamo così, va? Altrimenti ci manda a manicomio. Cose da pazzi in questo manicomio. Ah, hamburger. E vabbè, sto verdino è un po' spinto come colore. C'è qualche altro punto da pulire, mi sa, eh? Sì, le finestre, infatti. Hop hop hop. Ok, ah, questa sta ancora bloccata. Hanno messo le protezioni, ma alla fine comunque sono entrati e hanno fatto danni. Oh, mamma mia, quanta buffa che sta. Sì, e allora sono le proprietaria president che le proprietaria, le ex proprietaria, ils avaient protetti la maison avec des tables à bois. Oh là là, c'è stanno i soldi. Ci sono i soldi. 560, buono. Ma allora, qua mi pare che sta, non sta messo roba sulla mappa. Ok, qui quindi dobbiamo anche
sistemare un po'. So I have to clean hard and trying to patch everything here. Però ci sta anche l'impianto predisposto qua. Ah, però qua, ma io qua gli metterei una bella finestra o no? Vediamo un attimo una cosa. Allora, finestra. Allora, vediamo un po', eccole qua. Deve essere piccola, 1x2, qualcosa del genere, 1,5 m per 1,45. Vediamo un po' questo come va. Ma qua che ci sta? La vasca. Che cosa inguaiata? E qua così. E forse qua si può mettere una... Vediamo un po'. Let's try. Allora, vasca. I have tried to put there. Staccata dal muro, eh sì. Ai, ricompriamo. Vediamo un po'. Poi dopo non la tocco più. Ho la vaga impressione che là una bella finestra ci starebbe alla grandissima. Mi sa che però dobbiamo spostarlo da qua. Poggiamo un attimo qua e vediamo. E il water qua, ahia. Allora, WC compatto ovviamente. A water close compact. I must use a very compact water closed. VC. Non c'è abbastanza, no, ci sta lo spazio. Però sto colore non va così. Allora, intanto montiamo il radiatore. Ah, bello. Bello fluido. Via, non male, ste piastrelle qua, sta composizione non tanto mi arba, come dice il mitico Fernbus. E allora ci mettiamo due lavandini adesso. Lavandino
giusto? Sì, lavabo. Allora, rimetterei due di questi. Vediamo un po' il colore, qual è? Ah, nel colore delle porte. No, questo qua. Allora, ma certo che questi vanno a mettere. Sapevo, meno male. Ok, ma è così, ne mettiamo anche un altro qua. Quanto spazio c'è qua? Mezza mattonella, vabbè, diciamo che così non va bene. Vediamo che in linea di massima. Qui lo so io un'altra volta. In linea di massima c'è lo spazio a sufficienza per potersi muovere. Allora, di sì che il duo guava dell'espresso suffisant pour se bouger tranquillement. Allora, fammi asciugare qua. Allora, qua ci metterei uno specchio grande. Now we'll try to put an horizontal mirror. Je vais essayer de mettre un miroir en position horizontale. Allora, specchio. Mi sembra che ci sta. Questo. Qual è? Questo mi... Ah, sì, sì. Aspetta che stiamo a arena, se mi sbaglio. Ah no. No, aspetta, fammi vedere se ruota. Ruotiamo. No, no. Credo che fosse più... più grande. Questo quant'è, ve l'ha detto? Sapere, no. 2,75 m, però mezzo metro, forse questo si può fare. È un po'. Sì, questo qua forse è un po' troppo lungo. Ah, peccato, troppo lungo. Too long. Il te è trop long. 2 metri, 2,75 m. No, non vanno affatto bene. E allora arrivato a sto punto. Amareno. Amareno. Oh, non male. Dai, not too bad. Ah, ovviamente qua. E allora, vediamo un po'. Queste piastrelle. Ah, ma qua devo... devo metterci la finestra, giusto? Now I'll try to install a window. 1,5 m per 1,45 m, un po' troppo mi sa. 1,45 m, vediamo un po' questo come sta. Piano del tavolo. Su, il colore su, fammi vedere un attimo una cosa. Questo è nero, no, marrone. Ok, the windows should be brown. This should be no, qua non va bene, però non mi piace. Però un punto luce. Quante ce ne stanno di piastrelle? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
significa che a 5 piastrelle si dovrebbe mettere e mezzo, 5 piastrelle e mezzo, quindi prendiamone una. Allora, l'ultima volta ho creato una casa tutta rosa. Allora, vediamo un po' i nuovi colori. Let's take a look to painter. New painter. Allora, cristallo, via lattea. Cristallo, interessante. Addirittura che sale qua sopra, mi sembra di aver dipinto tutto. Allora, ma qua cambiamo, vediamo un po' questa luce come va. Bianco no, nero no, non mi
sembra il caso. Argento. No, argento, questo si avvicina molto a... E allora proviamo con questo, vediamo un po'. E anche... Oh, bello. Fa tutto un altro effetto qua. Ok, e quel pavimento però... Cambiamolo. Allora, vediamo un po'. Let's try to purchase the pavement. Porcellana, vediamo un po'. Gri. Porcellana decorata, eccolo qua, decorativo. Scriviamo. Ti. Oh, eccoli qua. Allora. Spinto però. Vediamo un attimo con questo come viene. Meglio questo, sì. Fortunatamente abbiamo la fortuna. Fortunatamente abbiamo la fortuna di poter cambiare un po' eventualmente la mobilia. Allora, Sipari, se non ricordo male, si chiama. Ecco qua, separatore, eccolo qua. Singolo finestrino. Sì, dobbiamo prendere qualcosa di sottile. Almeno qua. Fra che. Sta seduto qua sopra. Ho un minimo di privacy. Vediamo se ce ne entra un altro. Ingombrante qua. Forse per il fatto che sta davanti alla finestra. Vabbè, no. Vabbè, per il momento lasciamo, vediamo un po'. Allora, qua ovviamente ci manca le uscite. E qua ovviamente dobbiamo curarci. Ah, le porte. Ok, allora. Porte strette. Porta interna. Capulus. Allora, vediamo un po'. Vetro. Allora, nuova, no? La nuova. Ah, questa è trasparente, no? No. Specialmente là che c'è il water appena si entra. Questo è il portoncino.
senza che ti spostare l'ingresso. Ma si sposta l'ingresso che sta. Però questa si apre scorrevole, vediamo un po'. Scomparsa, no. Questo è grosso però. 2 metri. Questo quanto è grosso? No. Sarebbe irreale. Però potrebbero inserire le porte a scomparsa. Queste abbiamo detto che sono trasparenti. Porta. No, colore. Ah, ecco. Ecco qua. Abiti rosso. Abiti rosso. No, questa è la porta. Colore della porta. Colore, abete rosso, abete rosso, abete rosso. Aspetta, però direi all'ultimo si potrebbe anche lasciare trasparente. Male la porta. Ok, la combinazione di colori è buona. Questa facciamo così all'interno, ovviamente. No, non lo fai, sto messo così, va bene così. Acquista ancora. Qua non c'è bisogno. Acqua. Ok. Ah, questa ovviamente l'ho mandata proprio in maniera proprio non proprio, ecco qua, così diciamo c'è anche il passaggio di luce. E qua ma dobbiamo mettere il portoncino. Now here I have to put the main door here. Senza niente. Ah. No. Allora, porta singola. Sto colore non mi piace. Questa è quella che mi piace. Legno bianco, no? Legno bianco. Sapele. Marrone, no? Eh sì. Ok, dai. Prendiamo questo, let's use this one. Perfetto, sì, così. Non male. Allora, io qua, però voglio cambiare colore.
questo lo lascio qua. Allora, qua stavo pensando. Pensavo se farlo praticamente in pietra naturale, oppure se utilizzare una vernice, però questa gialla non mi piace, quindi io direi di il sole dove sorge lì, e allora gli mettiamo un colore arancione, vediamo un po', sole giallo, allora ecco qua, giallo 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 soleggiato, giallo soleggiato, sì, this one, yellow sunny yellow, ok, già 2, 3, 4, 5, poi pietra naturale come al solito, ecco qua. Non so quanti angoli c'è sta casa, quindi prendiamo 4, 5, 6, 7 e 8. Allora questo potremmo già iniziare ad installarli degli angoli. Allora qua io direi di metterne uno, eh sì, perché lo spazio è poco. Ricordavo veramente difficilotto sto livello, eh. Allora andiamo a fare il giro del giardino, e qua mi sa che, allora qua no, però qua sì. I will put only two part of this on each corner of the wall. Forse mi sa che ne ho preso anche troppe. Qua l'ho messo. Sì. Ah, ecco, vedi, la finestra doveva essere bianca. Aia, aiaiai. Aiaiai. Però questa è bianca. Questa è marrone. Vabbè, quindi... decisamente un colore un po' più caldo, però dai, sta. This is a warm color and I prefer this one. It warms and change the light of change the way to see the light, it make a different color, so dark part some more, the other colors are the other one was so light, but quite cold in my opinion and by my eyes. Okay, so acca. E perché è finita la vernice? Però
probabilmente ne ho preso un po' troppo di legumi, ma va bene così. Qui che fai? Mi fai quella parete così, proprio quel pezzettino là. E dai, su, fai il bravo. Vai su. Oh, a posto. Per salutare tutti quanti voi che in questo momento state guardando questa diretta e tutti quanti voi che state guardando in replica la programmazione di questo canale, approfitto per ringraziarvi per esservi fermati in questo canale e mi auguro che la creazione del soft gaming a cui state assistendo possa essere di vostro gradimento, e se magari siete entrati casualmente in questo canale o magari spinti dalla curiosità, e vi rilassa il mio modo di produrre contenuti, e allora vi invito a iscrivervi al canale, che non costa nulla, e così permetterete a me e più che altro alla categoria format che sto cercando di inventare di poter crescere. So thank you so much for stopping watching this this video in this channel. Thank you so much. I want to say thank you so much to if you are watching this video. I rerun here on Twitch, and I hope you will enjoy the way I stream. And this moment you are watching new category that I'm trying to invent, and this is called soft gaming. And the goal of this kind of category or of content producing is it's letting you feel relaxed. I hope you will enjoy this new kind of making gameplay and creating contents. And if you are loving this way, please follow the channel. It's free, and you will let my format growing up. Thank you so much. Oh, lo sai che quasi quasi te lo lascerei quel giallino lassù. La casa è piccola. Lui sta quasi finendo. Vado a recuperare un altro barattolo di vernice. Allora, per vedere dal canale, si usate entrare dal canale, vous êtes en train de regarder ce vidéo en direct ou en réplique sur Twitch, je vous donne la bienvenue dans le canal. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment là, c'est la création d'un nouveau format que je suis en train d'inventer, qui s'appelle Soft Gaming. Et le but du Soft Gaming, c'est de vous faire relaxer pendant la visualisation d'un vidéo ou d'un direct, soit vous
Ici sur Twitch, mais bien sûr à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur mon canal YouTube. J'espère que vous êtes en train de bien aimer ce genre de format. Et si vous l'aimez, alors ou si vous êtes en train de l'aimer, et je vous invite à suivre le canal pour essayer de faire connaître ce nouveau genre de faire de produire des contenus ici sur l'internet. Merci beaucoup à tous et encore bienvenue dans le canal, bienvenue dans la vidéo. Merci beaucoup. Il lampadario all'interno di quella saletta, ho pensato a qualcosa, di prendere qualcosa dalla DLC nuova. I think that I will change the lamp inside the dining room. I will put a new one from the DLC, the release of the new update of the game. Alors j'ai pensé de changer l'ampoule dans la salle à manger et je vais utiliser l'ampoule et l'ampoule qu'il est sorti avec la mise à jour du jeu, et on va l'essayer, on va voir si ça va. Oh, on match, et on va voir, excusez-moi, on va voir si on va l'améliorer. Ecco qua, meno male. Facciamo un relax, vediamo un po'. Oh, bello così. Bello. Wow. A mostro. Beautiful. Beautiful. Ma wow, ci stiamo a guardare beautiful, frate tuoi. Ah, ecco io. Eh sì, incredibilmente sembrerebbe andare bene. Ok, allora adesso però qua vediamo se riusciamo a piantare un albero. Allora vediamo un po'. Albero. Pino, vediamo un po'. No, questo no. Albero ombrello, vediamo un po' se me lo fa piantare qua. No. Deve essere piantato, ah, ok, vediamo un po'. Ok, quindi questo.
Aspetterò, provo a fare una cosa. Ah, è un blocco, no? Aspetta, giusto, io vendo un blocco. Giusto, non ci ho pensato. Ecco qua. Ecco qua. Ah, almeno guarda, farà caldo. Si potrebbe fare ancora qualche altra cosa, eh? Ah, allora mettiamo il forno. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Eccolo qua. Forno per pizza. Lo mettiamo all'angolo qua. Quest'angolo qua, vediamo un po' se possiamo mettere qualche altra pianta. Piante ad aghi alto, vediamo alto. Oleandro. Sì, dai, perché effettivamente è proprio spoglia sta casa. I will put a few trees and things for lighting this house a little bit more pressure. Questo qua. Ok, allora qua ci vorrebbe un pezzo di siepe. Siepe, vediamo un po'. Credo di aver individuato un metro e mezzo, un metro. Allora non è questa, vediamo un po', manco questa, no, questa. Questa mi sembra si avvicina molto. Questa qua mi sembra, vediamo un po'. Sì, si avvicina molto di più. Troppo bassa però. Un metro e mezzo. Allora abbiamo detto che non questo, questo qua, eccola qua, un po' più alto. Questo lo mettiamo a sbalzo perché me ne serve una da un metro. Arborescence. Arbore. Arbo. Arborescente. No. E come si chiama sta pianta? Caragana. Questa è larga,
frondosa, stretta, 1,5 metri, stretta, 1 metro. Vediamo un po', dovrebbe essere questa. No, questa è troppo bassa, 1,5 metri, stretta, 1,5 metri, stretta, eccola qua. Ma è stessa, mi sa, stessa di prima. Ah no, ci va. Messa a maluccio però, dai. Già meglio. Questa non si può prendere, giusto? No. Ah, perché questa è in comune, ok. Allora qua io metterei una bella fontanella. Mettiamo la Paris. Paris. La sabbia, questa è bianca. Così gli uccelli si vengono ad abbeverare. Rosa e rosa, le rose rosse, rose rosse per te m'ho comprato stasera, io cor mio non sa che la cabora ti, rose rosse per te, cosa vuoi per toi, je stesse soa, e ma cœur tu non sa pa ce che vuoi di tua. Ah, le luci. No, aspetta. Oh, dov'è? Luce, 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 luce. Illuminazione, ecco qua. Eccola qua, lanterna. Questa è la qua, accendiamo la luce. Sta sporca, vedo qualcosa mi dice che sta zuzzosa. Ah, si è tolta, ok, mi sembra che sia abbastanza pulita, sì. Ah, mi ero dimenticato. Devo mettere lo stagnetto. Vediamo se c'è spazio qua. Stagno. Allora, dobbiamo andare in decorazioni. Stagno piccolo. Alla faccia è come piccolo sto stagno. Allora, questa si potrebbe mettere. Facciamo così, questo lo spostiamo. E lo mettiamo qua. E vediamo questo stagno se ci va.
relax. Now we put another neon here. Good vibes. Allora, penso che qua fuori che altro si può mettere. Ah, l'illuminazione, giusto. Mi mancano ancora qua dietro. I was forgetting to put a couple of lamps or illumination here. E là devo pure dare un'ultima passata qua. Ecco qua. Ma quasi quasi ne metto un'altra qua dietro. Diceva meglio abbondare. La luce qua a fianco, quasi quasi. La metto. La mettiamo qua, dai. Però questa la teniamo spenta. Allora, diciamo che è abbastanza accettabile. Nani, la statua. La cicogna. Ma l'ingresso pedonale dove? Io non ho capito. C'era uno... Ah, gnomo. Vediamo un po'. Gnomo. Bella questa. Bella quella toiletta. Allora, gnomo mi sembra. Gnomo. Eccolo qua, gnomo da giardino. Mettiamo il grande buffo qua. La guardia del garage. Il grande buffo qua ci mettiamo. La scala volendo la vediamo. Allora penso che qua devo mettere un paio di poster. I will put a few poster here in the garage. Allora vediamo un po' quella della You're breathing, questo qua. Vediamo un po' se ce n'è qualcun altro. Bellino. Poster. E anche il titolo di una canzone di Claudio Baglioni. E ovviamente House Flipper. Come minimo. Ok, bella come sta pavimentazione, la verità fatto veramente bene. Allora qua iniziamo ad aprire. Allora qua abbiamo detto che devo cambiare il lampadario e voglio mettere qualcosa di che appartiene alla nuova DLC. Allora, lampadario, luce nel tunnel, lampade da soffitto, lampadario rea, questo è quello nuovo. Allora, metallo, il supporto sarebbe qua, solo bianco, rosa pastello. Ma no, questi sono i supporti. Dorato, sì. Allora, ne mettiamo uno. Allora, un altro sicuramente lo mettiamo qua. Un altro qua. E quest'altro lo vendiamo. Anzi, questo se posso. Questo ovviamente nella vita reale, scordate di spostare
un lampadario così. Io vedo. Bello. Fa bella luce. Incredibile. Bello sto lampadario. Bello veramente. Ok, allora mi pare che si può fare, dai. Allora, ma qua dobbiamo iniziare. Iniziamo. Questo mezzo parchecca, mezza. Allora, qua devo pensare che colore. Chat, che ne dite di consigliarmi un bel colore qua? Allora, vediamo un po'. Io già sto pensando a qualcosa di. Vediamo un po' i nuovi colori e vediamo cosa ci offre. Allora, pittura, ecco qua. Troppo scuro, no. Limone scuro. Profumo di miele all'esterno, sì. Nebbia fluorescente di palla. Vaniglia chiara, la veloce rosso, erba primaverile. Interessante. Allora, io devo dipingere tutto sto ambiente, quindi iniziamo a vedere un po' come viene questa cosa. Ah, non male. È come se si fosse rinnovare il colore, non solo, ma anche dà un'ottima impressione quando la luce si riflette sulla parete. Guarda, look at the light that's reflect on the new painter. It looks better than all the color. It seems to be renew the face of the wall. Alors j'ai pu remarquer que la couleur sur ce genre d'air, il a changé pratiquement, il a renoué la façade du mur. Il a commencé à donner à l'ambiance une couleur un peu plus plus vivant, je sais pas comment dire. Et ça semble un peu plus clair. Plus clair. Ah là là, pardonnez-moi un moment en français. Eh ouais, je sais. Pour moi, c'est très très difficile. Penser en italien, puis me rappeler tout ce que je dois dire et répéter en différents langages. Oui. E questa è qua, può diventare anche abbastanza complesso ragionare in italiano e poi cercare di tradurre o mai cercare di parlare in maniera discreta. Le lingue straniere. Che al momento si parla pure napoletano da sta diretta qua, in questo canale si parlano quattro lingue. And if I speak Neapolitan, maybe I will say that I speak four language here in this channel, or in this case in this live streaming or in this video. Boom, boom. Oh,
pom, 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 pom. Bello, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. E gli sviluppatori di House Flipper con questi nuovi aggiornamenti. E comunque dice la verità, sto verde è proprio bello. Sto colore verdino è proprio bellino. Anzi, qua quasi fatto, caro. So, this kind of green is very beautiful. I can admire or admire that this color. Change the light reflection on the wall. It do not change the light, as we say in photography, the white balance. So the light does not change the way to look differently the ambience light. Et oui, j'étais en train de remarquer que j'ai pris ce couleur là, il n'a pratiquement pas changé la réflexion de la lumière, il n'a pas changé la couleur de la lumière, donc je pense que j'ai pris un bon article. J'ai pris une bonne peinture. Ecco qua. Ma allora poi facciamo così, lo mettiamo qua. Uno qua. Ma sì, abbondiamo, come dicevi il grande Dodò. Vediamo di cambiare faccia pure a questa cucina. Com'è brutto sto colore. The old color was not the best one. Il vecchio colore non aveva una buona réflexion de la lumière. Il ressemblait un petit peu étant nu. Ça se dit comme ça. Et encore une fois, pardonnez-moi mon mauvais français. Capito, però se mi ha sbloccato un minimo le potenzialità, o meglio le abilità, per quanto riguarda la tinture. Allora qua, ecco, non ho ancora finito, giustamente mi stavo scordando di e mo arrivava l'acquirente, dice ma qua sta casa c'ha due colori differenti. Non potevo dirgli che mi ero scordato. Allora puliamo là. Perfetto. Allora, finalmente vuol dire. Allora vuol dire che abbiamo trovato il tutto. Allora, sto piano cucina mi sembra in buone questo ovviamente.
peccato che non ci sia l'opportunità di riparare cose. Allora, iniziamo a prendere più o meno gli stessi pezzi. Allora, angolo sinistro. Iniziamo a scrivere angolo sinistro. Let's type left corner, angolo sinistro. Let's check. Gustum. Lo sai, non ho mai utilizzato questo pastello ad angolo. Pastello. Gustum pastello. Oh. Facciamo una cucina un po' stravagante. Allora, beh, mi dire che si può fare anche così. Questo possiamo anche. Allora, vediamo un po'. Gustum pastello. Allora, abbiamo detto questo qua. Prendiamo tutto come sta, vediamo com'è. Perfetto, allora questo mo iniziamo a posizionarlo qua. Qua cosa ci va? Lavatrice. In cucina la lavatrice. Ma io la lavatrice quasi quasi la metto. La metto qua, la metto. La lavatrice in da cucina. Forse ci potrebbe anche stare. Allora, spostiamo un attimo qua. Gustum pastello. Ecco qua. Il level, eccolo qua. Abbiamo già tutto bello e pronto. Allora, questo possiamo anche metterlo. Vediamo un po'. Oh, c'è anche la lavastoviglie, bellissimo. Oh, bello. Grande, grande Giove. Gustum pastello, però non ho visto se ci sta pure il piano cottura. Allora, gustum pastello frigorifero. Gustum pastello, wow, tutto rosa. Bella sta casetta, devo dire la verità. Speriamo che possa piacere. Quasi quasi. Gustum pastello. Vediamo se c'è qualche altro. Ah, il pensile. Allora, pensile. Gustum centrale. Questo qua. Vai, tutto gustum. Vediamo quello. Allora, gustum, vediamo se c'è qualche mobile ad angolo. Pensile ad angolo, anzi. Frigo, no? Forno di incasso, la lavastoviglie abbiamo reso, ok. Allora abbiamo, ah, questo. Pensile ad angolo, vediamo un po'. Questo mi sa che qua non ci va, però. No, infatti. Però qui ci può andare. Si può anche aprire. Ah, qua manca solo. Allora, mettiamo la lavatrice. Bello gustum. Lavatrice. Allora, vediamo qual è la più compatta. Sì. Vediamo un po'. Allora, questa quant'è?
Let's take a look. I will try to put the slimmest, less ingombrant one washing machine. Mi sembrano tutte e due uguali. Mandiamo questa. Non credevo che potesse essere. Non me lo ricordavo, tra l'altro, che questa casa fosse tutto sommato messa non male, quindi lo stato delle cose non è messo male. Ok, allora qua però ci vuole il piano cottura. Mettiamo il piano di induzione. Metto quasi sempre quell'altro là, mettiamo questo. Perfetto. Accendi, funziona. It works. Allora, mi pare che la cagnata faccia niente. Penso che sta parete la dipingo. Aspetta, rosa. Specchiamo la nostra casa e qua devo pensare bene prima di mettere qua a terra. Ha cambiato proprio faccia. Allora qua la moquette penso che non va bene. Allora questo sta vernice mi serve qua. Sistemiamo prima lo stucco e poi dopo. Ok, allora, gesso. Eccolo qua. Allora, cominciamo. Ecco qua. Come dice il mitico Matteo, radiamatura 1 alfa tango 284. Qua ci vuole, in realtà ci sta, ok. Anche se questo mi sembra più un giallo paglierino, però bene questa. In realtà io qua ci avrei fatto un altro bagnetto. Ora non so se si può far cambiare questo. Allora vediamo se mi volessi mettere una finestra dove che sbucherebbe. Allora, bianca, questa è qua, ovviamente. Ah, c'è un'altra stanza di qua. Sì. Ah, c'è il bagno, non ho andato adesso. Ok, allora direi. E ovviamente mi sono scordata la porta qua. Qua ci mettiamo la porta tipo. Ingresso. Ecco qua, sicuro. Ingresso. Scuro, battaglio scuro. Allora, strano qua. Ah, giusto, il rosa che richiama. Oh, che ho fatto? Va bene, va bene. Che richiama un po' il rosa della cucina. I put the pink door because there is quite pink color here. E allora, mo si attaccano colore nel pavimento. Aspetta, però prima di questo. Sì, iniziamo a vedere il colore del pavimento.
pavimento. Allora, vediamo un po'. Sempre qua, pavimento. Mattoni, bello. Mostro un zan che granito è troppo scuro. Nel garage però mattoni e lissi, fammi vedere qua come va, tanto comunque il pavimento devo cambiarlo. No, non mi piace, I don't like this kind of pannelli chiari, eccolo qua. Pavimento fine, eccolo qua, bello chiaro, eh? Vediamo un po'. Let's try. Oh! Recuperiamo un po' di luce dentro questa stanza. Mamma mia, che mortoria. Ah, Un bel parquet chiaro. E passa paura. Cacchio, mi sono scordato di mettere il bar alla porta. Allora direi continuiamo a mettere i pavimenti, poi pensiamo a mettere la porta là. So we're gone renewing the payment, then I will look at the door and try to put the new one there. Cambiato faccia, è molto più luminoso ovviamente, questo sì. Aspetta un momento, cosa ci mette sta porta qua? Ma sì, no, una porta ci sta, non tutte. Allora questa è, se non sbaglio, cosa del genere. Questa mi sa. No, aspetta, questo è 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. Allora, c'è una porta con 6 così chiara. Chiara. Questo random. Perché non ha da niente? Forse questa? No, non penso questa. Mi dà l'impressione che è porta interna. Aspetta, questa qua. Allora, questa è la.
Perfetto, ecco qua. Dovrebbe essere questa la porta. Should be this one the door. Allora, però, sì, mi sa che è proprio questa. Sì. Ok, questo a posto. Qua ci sta un altro bagnetto. Allora, qua. Questo è il garage, lo lasciamo aperto. Questo lo lasciamo così. Allora, io metterei un bel pianoforte. I will put a grand piano. Allora, eccolo qua. Questo è nero, marrone chiaro, questo è il classico. Argento, ci sono i dettagli, i pedali. Sì. Solitamente i pianoforti sono così, pianoforti a coda. Sì, poi potrei mettere un divano ad angolo qua. Sgabello per il piano, però diciamo che di meglio non ho trovato. Poi TV a sospensione, suspension TV, accendi. Poi ci vuole ovviamente un tavolo qua. Allora iniziamo con divano d'angolo. Destro. Eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Il piano è marrone. Giulia si chiama. Melissa. Rosso. Viola, no. Nero non mi piace, rosso. E gambe queste qua così. Ecco qua. Allora, qua gli metterei, aspetta però. Tutto su questo tavolo rettangolare, contessa, oui, contessa, sì. Contessa, vediamo se ci sono altri articoli. Contessa, vediamo un po'. Let's check if there are other articles. Ah, ecco, le sedie. Allora, là. Di che colore l'abbiamo presa? Il divano rosso. Ok, contessa. Rosso, eccolo qua. Lascia come sta. Ok, allora cominciamo. Due. Ovviamente tutti questi aggiornamenti li trovate nel gioco di House Flipper. Sono gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto gli sviluppatori. So those are the latest update that House Flipper has done for
product. Ecco, quasi mi avevo visto tutti i prodotti con te oggi. Vai. Direi di prenderlo amarelo che si adatta un po' di più al divano. Ecco qua. Ma il radiatore. Questo ambiente è grande. Ci vuole un radiatore più grande. Allora, un radiatore quasi lo metterei qua. I will put the implant radiator near the door because I will install the biggest one because the ambience is very big. Alors je vais installer le radiateur le plus gros, le plus grand, parce que l'ambiance il est très grande et donc je vais utiliser le radiateur le plus grand. Radiatore, eccolo qua. Però là ci sta spingendo. Diciamo che l'abbiamo tolto, anzi quasi. La presa la metto qua di fianco. Così la recuperiamo, diciamo che l'abbiamo spostata. E mettiamo presa elettrica tipo B che cambia. Mettiamo questa. Allora, 30 cm. Si mette questa. E più o meno sta quell'altezza là. Allora, libreria bassa. Deve essere queste qua, tipo queste. Allora, preso amarena, se non ricordo male. Vediamo un po'. Sì. Prendiamone un altro. Ecco qua. Allora, però sta parete spoglia, mezza spoglia. Allora, mettiamoci qualche bel quadro. Bel quadro ci vuole. Il quadro alla musa. Eccolo qua, quadro pieno di fiori per la mia musa. Oh, questo sta in mezzo alla casa, che gli fa qua? Preservato pure una presa. Allora qua ci sta pure la valigia, però è bella. Allora, poi che altro ci devo mettere qua? Allora, qua il tavolo l'ho messo, il tavolino pure, specchio. Allora, vediamo un po' gli accessori. Allora, scarpina. Mettiamo questa, no, quell'altra là.
riesco a capire questa quasi. Sempre amareno, supporti color dorato. Però vorrei metterci pure qualche lampada da terra. Allora, la scarpiera si può mettere qua. Quest'altra qua, dov'è? Eccolo qua. Allora, arancione, rozzavino. No. Allora. No. Bianco. Arancione, sì, per forza. Questa fronte no, abbiamo detto dettagli, caffè marrone non mi piace proprio, verde, eccolo qua, erboso, erboso, specchio, ah ecco cosa ci vuole qua, lo specchio. E quindi questa si potrebbe anche spostare. Facciamo così. C'è quello lì, eccolo qua. Amarelo, perfetto. Vediamo se ci entra. Se ci entra stiamo a cavallo. Diciamo che ci andrà da risicata a risicata, e quindi questo mo lo spostiamo. Dove potremmo metterlo? Questo quasi questo lo metto qua. Questo già sta molto più attaccato. Questa porta segreta, bello. Allora, ah, tappeto, stavo scordando, tappeto, quello persiano, vediamo, c'è qualcosa di nuovo, tappeto damasco, XL, rosso, scuro, no, rosa non si nota, questo è chiaro, ok, vediamo, wow, questo è enorme, però è bello. Bello, non male, ok, penso che aspetta, però qua questo spazio è vuoto, non... piano per la dispensa, vediamo se questo si può mettere di qua. Amarelo, cioè... ah è vero, sta sto spazio qua è vuoto. È vero che ci sta il ripiano, però ah, a proposito, mi sto scordando dell'aria condizionata, beh, non può mancare. I can't miss the air conditioning. Possiamo dire che House Flipper ci insegna a fare un po' di cose. Tutto sommato non è un gioco, diciamo così, banale. Allora, qua mettere dei piccoli tappeti vicino. No, un tappeto. Più piccolino. Mettiamo sempre questo, ma più piccolo.
Giusto. Perfetto. Perfetto, insomma. Allora, qua mettiamo un bel quadro. Casa Febbesca. Questa è la marea. Beh. Oh, bello grande però. Allora, diciamo che questo è il quadro che ha creato la il futuro quadro che creerà il figlio o la figlia dei proprietari che metteranno in risalto questa cosa. Oh, bellino. Subito e vediamo un pochettino. Allora, qui si può mettere una doccia, perfetto. Now we'll buy a shower here. Quindi doccia. Allora, vediamo se è qualcosa del genere. Si può mettere questo angolo, se non mi sbaglio, eccolo qua. Doccia ad angolo. Accessori dorati, speriamo, aspetto, e no. Fergus, grande Fergus, grazie per i bitterini. Buon pomeriggio, buonasera. E come stai innanzitutto? Io qua sto quasi a metà strada qua. Immagino che la giornata sia stata particolarmente pesante sicuramente per te. Spero che almeno, nonostante, come dire, tanta fatica, almeno tu sia tu ti senta sereno, ecco. Ma mi ha fatto Fergus, mi ha fatto morire dalle risate, mamma mia. A proposito, per voi che state guardando in questo momento questo video in diretta o in replica, e io vado! E voi che guardate questo video su Twitch o lo state guardando su YouTube, vi invito a passare nel canale del mitico Fernbus08, a lasciare un bel follow e a seguire il canale, perché vi divertirete e vi farete una panzerzata, come si dice a Napoli. Hai ragione Fernbus, effettivamente. Ho messo il come si chiama, la bandiera in sospensione qua. Uè, Fergus, grazie per i bitterini. Grazie veramente. Sei veramente una persona molto 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 altruista, e questo ti fa onore, e soprattutto in questo canale che lo stai veramente sostenendo e gli stai dando una mano. Chiedo scusa, ma qua il raffreddore, queste temperature, insomma, così. Fernbus, bush, 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 bush. E dimmi un po' stasera cosa porti. Cosa porti?
così chi guarda questo video si viene a fare una bella pancia di risate come me la vengo a fare anche io più tardi. Alle 19 Fernbus inizia la diretta, quindi mi raccomando, tutti puntuali alle 19 nel canale di Fernbus. E ovviamente, se volete fare come faccio io, se avete il browser che vi permette di aprire più live, apritele tutte quante, così da far fare sia numero, ma soprattutto in modo tale da non perdervi nessuna live dei vostri amici e degli streamer preferiti. E ovviamente andate con il volume. E quindi io stasera mi vado a divertire con il mitico Fernbus. Oh via Fernbus. Bus 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 bus. Radiatore, eccolo qua. So I will put this one because I will use it for hand dryer. Ah, bene, allora mi sa che stasera ci divertiamo ancora. Ma è quello là che hai portato pure l'altra sera. Ieri sera. Ah, mamma mia. Non vi perdete la live di questo gioco, perché Fernbus vi farà scompisciare dalle risate. E le risate vi assicuro che sono garantite. Parola di zio Tom. Parola di zio Dab. E se ve lo dice zio Dab, ci dovete credere. Ah, è un altro. Io poi tu hai visto quando mi hai consigliato il Biohazard, là, come si chiama, Resident Evil, l'ho portato in una maniera un po' più leggera. Ho fatto un po' più un commento tecnico, diciamo così, un po' più divertente, ecco, pure per non renderlo troppo pesante, anche perché qualcuno si sarebbe fatto un po' sotto. Ah, allora quando è stasera che poi entro nel tuo canale Fernbus, a questo punto fatti il suo direttamente. È vero che tu sei come si dice, il moderatore, però facciamo un po' di pubblicità anche a Fernbus, come minimo. Porta asciugamani, questo è qui. Ah, questo è quello che mi serve anche. È l'ingresso qua. Ah, già ho messo, ok. Allora, come l'ho detto, però una porta asciugamano quasi quasi. Ma io grazie, ma veramente non ti devi disturbare. Grazie mille comunque Fernbus. Oggi ho cambiato software per lo streaming, perché quello che stavo utilizzando prima mi ha dato un po' di problemi, e pur di venire in live mi sono settato alla meglio quest'altro qua. Sì, sei prossimo per mettere la corona dei top dei, come dice, top cheers del top dei top. Allora mettiamo un bel mobiletto per Fernbus. Allora, ripiano. Dispensa, vediamo se troviamo uno basso, così lo riusciamo a infilare. Non che tu sia diversamente alto, ma diciamo per cercare di metterlo qua. Vediamo un po'. Questo qua non va, perché allora ho capito io quale devo mettere. Ci mettiamo un bel mobiletto da 45 cm. Ah, ottimo! Ci sei prossimo? Sei prossimo allora, ottimo! Grande Fernbus! Era ora, dai!
e poi sei anche meritevole per il tuo impegno. Ah, questa mi sa che forse me l'avrai probabilmente accennato a sto gioco. O tu o qualche altro amico del canale, o amico del canale, non mi ricordo, ma mi sembra di averlo già sentito sto gioco. Mi sembra di averlo già sentito, sai. E ora che ci penso, mi sembra proprio di sì. Allora, io penso che il bagno tutto sommato sta bene così. Allora, mo che ci è rimasto? Ah, queste due stanze ci sono rimaste. Allora, iniziamo subito qua. Questa è la stanza più grande. Ah, ecco, vedi? Io ho fatto il bagno qua e mi sono scordato di fare la stanza qua. Allora, qua, mo ci mettiamo. Dunque, il sole arriva dall'altra parte. Facciamo, diamo un po' le nuove pitture, pareti, pitture, cristallo l'ho già utilizzato. Ok, vai tranquillo Fernbus, tanto qua i moderatori qua sono liberi di scialare a tranquillos. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un verdino, ma sto verdino però giallo mattutino, eccolo qua. Mettiamo questo, va. Però ovviamente qua manca il lampadario, quindi. Allora, qua illuminazione. Adesso imparate i passaggi. Allora, vediamo un po' qualche altra cosa. Lampade da soffitto, ovviamente. Anime non mi sembra il caso. Luce nel tunnel mi pare che l'ho già utilizzato. Mettiamo qualcosa di... mettiamo questo. Mettiamolo più o meno al centro. Non male. Poi vediamo con questa vernice. Appena iniziamo a dipingere mezza parete, ecco che cambia subito colore la stanza. Guardate come si illumina. Look, when you use the right painter on the wall, you will find and see the difference between the old one and the new one. In this case, you can see that the rooms with the same light, the same the main light, same light will change the diffusion of the reflecting light. But I think that I have to put another one because it's darker here. It's so dark and I don't like it. Oh, magari qua quasi. Armati a muro. Vediamo un po' se ci va. Allora, qua. Ah, qua devo anche pulire la finestra. Ok, forse sposto un po' questo, mettiamolo un po' più in qua. Accettabile, direi accettabile. Allora qui il letto lo metto qua. Sto parquet
conflitto matrimoniale. I will put a big bet matrimoniale. Alors, j'ai dit tout à l'heure que quand on change la couleur de la peinture des murs, ça change aussi la couleur générale. Alors, oui, le giallo. Fiori d'oro, eccolo qua. Allora, si mette qua. Dobbiamo metterlo qua. Sta troppo in mezzo. Di meglio non si può fare. Allora, specchio. Era specchio, visto se mi sbaglio prima. Visto qualcosa di molto bello. Console, come si chiama qui? Mobili, andiamo qua. Eccole qua. Allora, vediamo un po'. Corridoio, ufficio, camera da letto, ecco qua. Mamma. E come so brutto. Eccolo qua. Vediamo un po', secondo me sta troppo esposto. Peccato, è un po' troppo grande. Eh sì, è troppo grande. Toiletta, eccola qua. Amareno, cassetto. Questa qui più o meno ci può stare. Questa che marca è? Sapevi? Ah no, sapevi, vabbè. Comodini. Allora, è qualcosa del classico. Questo qua. Mettiamo. Amareno. Amareno. Dettagli in oro. Cioè, questo. Esistiamo. Hermes, eccolo qua. Allora, amareno potrebbe risultare un po' povero, però gli spazi sono quelli che sono, quindi ci dobbiamo accontentare. So the space is it's not enough. Vediamo però che dire gli potrei mettere. Ah signore, però no, qua è troppo poco spazio. Passa a casa, signora. Un po' strettino, però. Ci permetterà di mettere un armadio. I will try to put a small armchair here. Je vais essayer de mettre un armoire, un petit armoire, ici. Speriamo che piace questo. Larice cioccolato, supporto dorato. Vediamo un po'. Oh. È un po' strana questa combinazione qua. Questa è tagliata. Allora, mi manca radiatore. Ovviamente metteremo anche un po' di lampade di cortesia. Allora, in quest'angolo qua potrei metterci la scarpiera. Sì. Eccola qua. Sempre amareno e sempre ottone. Stavolta l'appoggiamo su questa parete qua. Eccola.
Eccole qua, mettiamo queste qua, dorato, rosso. Ok, mi piace questa qui. Allora, questa la mettiamo. Perfetto, allora questo lo spegniamo, arrivato a sto punto. Ok, mi sembra abbastanza fornito. Allora questo lo lasciamo così, ora tocca qua e qua ci facciamo un bel ufficio. Super pulizio il nostro piccolo. Ah! Facciamo una cameretta per bambini. Allora, cameretta per bambini, mettiamo un po' di parati a fantasia. I will use wallpapers for this room. It's for the children. Dunque, allora, pareti. Pannelli da parete, su questo. Stucco, no. Ecco qua, ecco qua. Allora direi di mettere una bella carta, questa qua, costellazione, dai. Nero, questa sembra. Sì, mi piace molto di più questo qua. I like so much this other one. Ok, allora qua mettiamo prima. E io ho fatto. Iniziamo a mettere i pannelli qua. Oh, diventerà una stanzettina spaziale. This room will be a space room, spatial room, e mo sta sorgendo con il sole, però un po' troppo, no, non mi piace troppo spinto, no, I don't like, it's dark, too dark for me, no. No, too dark. Prendiamo qualcosa di più chiaro. Questo giallo qua, vediamo un po' com'è eventualmente. Ne prendiamo un po' di più. Scusate, ma c'è un problema tecnico. Ritorniamo subito. Cosa flipper? Si è bloccata.
c'è stato un piccolo problema.